successione ironica di video, non trovate? Prima un video che va ad aiutare gli insegnanti ad utilizzare Zoom e poi un video che critica la scuola italiana. Iniziamo col dire che per la scuola italiana fa schifo, non sto dicendo la scuola italiana fa schifo rispetto alla scuola americana, rispetto alla scuola di chissà che altro. Io parlo della scuola italiana, della scuola che vivo e della scuola che critico, ma non la critico perché voglio criticarla, non la critico perché voglio demolirla, non la critico perché voglio che qualcuno si arrabbi, ma la critico perché se non si critica mai la scuola, non si andrà mai a migliorarla. Ciao a tutti, io sono Mr. Fanny e benvenuti in questo video in cui parliamo della scuola italiana, tentando di estrapolare i peggiori difetti e se riusciamo, o meglio se riesco, a cercare qualche piccola soluzione che io riesco a vedere, che io, essendo un 17enne che non ha mai studiato diritto a livello scolastico o altro, non so molte cose, però io nel mio piccolo cercherò di dare dei consigli che nessuno ascolterà, perché chi vuoi che ascolta un bambino di 17 anni, un bambino, vabbè, o comunque uno youtuber, che tanto gli youtuber non capiscono niente, quindi vai a fare i video su YouTube tu e non pensare agli... Sì, sto tirando in ballo un po' di argomenti diversi. Cioè. Vabbè, comunque il punto sta nel fatto che boh, sono qui e se vi interessa bene, se no uscite dal video. Comunque oggi mi sono tenuto i capelli ricci perché dato che adesso riaprono le parrucchiere, volevo portare il mio riccio naturale una volta sui video e quindi siamo qui. Allora, prima che voi abbandoniate definitivamente il video perché ritenete che la scuola italiana è bellissima, la scuola italiana è un'eccellenza mondiale, vi faccio una domanda. Tu o qualcun altro che conosci ha sbagliato scuola? Se la risposta è sì, come è molto probabile che lo sia, dato che in moltissimi casi la risposta è quella, l'unica roba che posso dire è una cosa comune. Però è solamente la punta dell'iceberg. Sotto questa punta qua ci stanno tanti problemi che andremo un po' a vedere. La scuola viene sbagliata nella scelta da tutti perché la scuola stessa non sa che cosa va a fare. La scuola, iniziamo a dire, che non ti forma al lavoro. Cioè, il massimo della formazione che ti fa verso il lavoro è l'alternanza scuola-lavoro o la ex alternanza scuola-lavoro, perché su una cosa sono bravi: cambiare i nomi, cambiare la burocrazia e far fare tanto casino a tutti. Anzi, potremmo quasi dire che con il coronavirus e con tutti quanti i problemi legati al fatto che la scuola aveva dei problemi, in realtà non è cambiato molto perché già prima facevano confusione cambiando robe ogni tanto e adesso hanno semplicemente cambiato un'altra volta, quindi non ci noto così tanta differenza. Pensiamola così, le circolari, che sono quelle che vengono lette dai professori che si arrabbiano dicendo che devono firmare il registro, che perdono tempo, eccetera. Sì, è vero, perdono tempo, punto. Tranne qualche piccola circolare che può essere utile, per esempio di qualche attività particolare, tipo l'alternanza, io la chiamo alternanza, che se è la ex alternanza, le circolari sono prevalentemente inutili e fanno perdere tempo al docente, in realtà a chiunque, perché l'utilità delle circolari è relativa. Talmente tanto relativa che adesso in questo periodo non sono più essenziali. Le circolari non, beh, non ci sono più. Non si leggono le circolari durante le video lezioni. Perché? Perché non sono essenziali. Le uniche circolari essenziali sono quelle che riguardano qualche progetto, qualche video lezione con l'università o simile. E quelle sono le uniche rimaste, perché quelle sono effettivamente le uniche utili.
Però anche questa qua è la punta dell'iceberg. Perché il mio ragionamento si basa quasi completamente, e magari per qualcuno quindi potrebbe anche essere sbagliato, sul fatto che la scuola non ti forma al lavoro. Trovo molto simpatico il fatto che, cioè, una sottospecie di memo, ovvero pensa a 5 cose che usi ogni giorno nella tua giornata. 5 cose qualunque. Perché tra queste cose non c'è b alla seconda meno 4 a c? Sono esempi, però quello vabbè, cioè ovviamente quando qualcuno ti fa imparare qualcosa senza una reale motivazione ti dice: ma serve per allenare il cervello. Oppure serve perché un argomento che faremo più avanti si basa su questo. Sì, molto chiaro. Ne sono assolutamente certo. Il punto è che si arriva mai al punto che effettivamente ti tornerà utile nella vita? Uno studente quando esce dalla scuola sa che cos'è una partita IVA? Sa lavorare? Sa che lavoro fare, sa che lavori ci sono in giro, sa come presentarsi ad un colloquio? Quello forse sì, però non sa come ottenere il colloquio. Perché come presentarsi a un colloquio ti fanno formazione su formazione, ti mandano le aziende che ti spiegano, che ti aiutano, che ti fanno fare anche la prova davanti a tutti quanti gli altri studenti nell'aula magna che te sei là del tipo: oddio. E se ora sbaglio a parlare? Cioè, più ansia che nei colloqui di lavoro, secondo me. Perché tra l'altro non è che stai facendo un colloquio di lavoro, ti fanno un finto colloquio in cui, vabbè, a me è capitata una roba del genere. E sì, utile, solo che, cioè, io personalmente ho trovato un lavoro che in realtà alla fine non mi hanno più chiamato per problemi interni all'agenzia, però ho trovato un lavoro senza fare quel colloquio là. Il problema è arrivare al colloquio. Cioè, noi studenti siamo abituati a vedere il mondo che ci circonda. Cioè, già andare su un giornale a cercare lavoro o andare azienda per azienda a cercare lavoro, abbiamo una certa difficoltà. E la scuola non aiuta in questo. Anzi, anzi, ti dà tutto pronto. Tu devi imparare necessariamente e obbligatoriamente queste cose. Una, due, tre. Le sai fare durante la verifica? Bene, 10. Non le sai fare? Bene, 4, bocciato, rimandato o altro. Oppure si fa il recupero, oppure si fa questo, oppure si fa l'altro. Ci sono cose che tu puoi imparare da te? Sì, però loro non ti dicono quali sono. Cioè, uno studente può imparare a casa quello che vuole, cioè uno studente è libero di fare quello che vuole a casa, però a scuola non ti danno i materiali per farlo. Quindi arrivo al punto che secondo me un primo punto che potrebbe aiutare la scuola italiana a migliorare è dare allo studente il potere di scelta. Ma non scegliere di non fare nessuna verifica e di passare l'anno lo stesso. La scelta di studiarsi a casa qualcosa, qualche materiale che viene fornito dalla scuola o dal MIUR, non so se è il MIUR che gestisce le scuole, non sono particolarmente informato, ma comunque un organo che sia delegato a dare formazione agli studenti che nelle varie scuole, magari anche dopo aver sbagliato scuola, può studiarsi quello che vuole. Perché io al momento non so che lavoro farei. Cioè, ho le mie passioni, il teatro, l'animazione, però noto anche io che è difficile andare a lavorare in quel campo. Solo che diventerò un elettronico
a me ora pare bruttissima e impossibile da sostenere come vita. Però non ho altre opzioni, cioè davanti a me non vedo nient'altro. Perché non siamo formati a conoscere altri lavori. Diciamo che non siamo formati e basta. Sappiamo soltanto storia, italiano, qualcuno geografia, matematica, inglese. Inglese, l'unica materia che io effettivamente vedo di utilità pratica, come dice anche la mia professoressa, è inglese, perché inglese ti forma a qualcosa. L'inglese lo usi. L'italiano, quando sei bambino, ti forma perché impari la lingua, però dopo un po' diventa inutile per molti, per molte cose. E ne sono consapevoli anche i professori? Non lo so. Perché a volte sembra seriamente che loro siano proprio convinti in quello che fanno. Però a me pare molto evidente il fatto che alcune materie servono pochissimo. E perché servono pochissimo? Perché non sono state bilanciate bene. Non sono state fatte in maniera che si potesse avere la scelta, grazie anche a queste materie, di cosa fare in futuro. Perché noi giovani siamo impauriti da quello che ci accadrà. Perché tranne lo studente che la domenica va a tagliare l'erba del vicino e che quindi sente una stabilità economica data dal fatto che potrà sempre tagliare l'erba del vicino, tranne quella persona che crede di avere già la vita sotto controllo, tutti quanti gli altri sono dei bambini spaventati dal futuro. E la scuola ci incentiva ad aver paura di questo. Perché dobbiamo studiare, 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 studiare su un libro e basta. Noi non siamo portati, non siamo incentivati a fare di più. Noi siamo portati a studiare, ad annoiarci davanti ad un libro, a leggere, memorizzare, ripetere e poi essere pronto per l'interrogazione. Non a sapere, non a avere la capacità di utilizzare la conoscenza. Noi abbiamo la capacità di ripetere quello che un libro ci dà. E la scuola, se è fatta per essere così, è una scuola inutile. Perché la scuola dovrebbe formare al lavoro. Ma in realtà forma semplicemente a diventare uno studioso o un filosofo. La scuola è un lavoro a sé. Tra l'altro, questa canzone qua, che sarà il mio nuovo sottofondo musicale, che lo è già stato nel video di Zoom e con grandissimo successo, personalmente penso, beh, è stato creato da quel fan che praticamente avevo incontrato durante la sfilata dei carri. Se riesco, vi lascio il video nelle info. E lo ringrazio perché la musica è fantastica e si collega benissimo al parlato in una fusione parlato-musica che è fenomenale, tra l'altro. Cioè, è fantastica la musica. Ringrazio veramente tanto Felix. Ah, è giusto. Ora la copertina finale.